Sanremo è uno di quegli eventi televisivi nazionali per cui l'italiano in genere inizia a soffrire della sindrome di Barbara D'Urso, un fenomeno che porta questa persona ad odiare in maniera quasi maniacale e ossessiva un evento, una persona, ma che al contempo lo porta invece a seguire minuto per minuto tutto quello che riguarda tale evento, tale festival, tale personaggio televisivo. Ciao a tutti, sono Lorenzo, bentornato su Produciamo Musica. Lo ammetto, nella mia vita forse ho seguito sempre in maniera poco attenta a quello che è il festival e tutto quello che lo riguarda e quello che gli gira attorno. Mi è capitato spesso di andarmi a ascoltare non in diretta ma a recuperarmi dopo la fine del festival i brani che sono risultati un pochino più interessanti e che magari mi hanno colpito di più. Ma mi ha sempre colpito tutto questo amore e odio nei confronti di un festival che agli occhi di molti risulta un po' vetusto, un po' dei metodi un po' arcaici quasi. In questo video non voglio andare a parlare direttamente del festival o di un particolare cantante, ma volevo semplicemente condividere un mio pensiero su quelle che sono le figure tendenzialmente meno conosciute di un festival. E salvo addetti ai lavori o fan particolarmente accaniti, nessuno poi si va a ricercare quando magari si ascolta una canzone. Ovvero i producer, queste figure quasi mistiche che tendenzialmente una persona comune non conosce, ma sono quelle figure appunto che permettono al cantante di arrivare sul palco con un brano completo, con un brano interessante, insomma con qualcosa che possa colpire un ascoltatore. Come vi ho detto prima, agli occhi di molti questo festival risulta un po' vetusto, non solo secondo me per l'aspetto puramente estetico del festival che si svolge all'interno di un teatro con un determinato pubblico, ma anche per il tipo di musica che continua a riproporre e che obbliga, diciamo, tra virgolette, gli artisti a portare, e soprattutto vedere sempre certi artisti riproposti da ormai ere geologiche, vederli sempre lì a cantare, insomma, un po' da fastidio, no? Nell'80-90% dei brani portati sul palco abbiamo una musicalità che va a ricadere sempre nella classica musica italiana che ci portiamo dietro ormai da veramente troppi anni. Seppur ci siano sempre delle piccole perle che riescono un po' a uscire da questi schemi. Seppur tutta questa roba possa suonare magari anche simile, lato producer invece è secondo me molto difficile arrivare a creare una produzione per Sanremo. E sinceramente sarei il primo a tremare all'idea di dover fare un brano che poi arriva su un palco così importante, perché diciamoci, il festival e le canzoni possono piacere, possono non piacere, no, non stiamo parlando di gusti, ma al lato producer ci sono diversi scalini da superare per poter realizzare un brano per Sanremo. Innanzitutto perché dietro queste produzioni, soprattutto quelle dei big, non c'è una singola persona ma comunque c'è un team dove ci possiamo infilare i fonici di registrazione, i producer, i mix engineer, i mastering engineer, insomma tantissime figure. Secondo, perché per avere un brano che possa andare effettivamente a Sanremo deve essere qualcosa di magari non troppo sperimentale, credo nella mia cultura, deve essere un prodotto che possa andare in radio con un arrangiamento tendenzialmente pop, con la possibilità quindi poi di arrangiarlo anche per l'orchestra ovviamente del palco e tante altre cose nel dietro le quinte che permettano a una canzone di andare in diretta durante il festival. Ma quindi vi potreste chiedere, per un producer può essere una cosa buona arrivare a Sanremo con un brano? Capiamoci. La risposta breve potrebbe essere, beh sì. Perché ripeto, per quanto possa piacere o non piacere tutto quello che succede sul palco e fuori dal palco in quei giorni, avere un proprio brano che arriva sul palco o addirittura vince il festival, lato producer, lato quindi tecnico, è sicuramente un merito. Un po' come la vittoria di un Oscar da parte di un reparto tecnico di un film, cioè quel film può piacere, potrà non piacere, quelli sono gusti personali, ma come merito professionale è sicuramente qualcosa di importante. Questo ovviamente non deve portare a pensare che se uno vince un premio allora magicamente diventa bravissimo, diventa interessante lavorare con lui eccetera, però sicuramente è qualcosa da tenere di conto. In ogni caso, arrivare a quei livelli, soprattutto per i big della serata e non tanto per i giovani o le nuove promesse, ora non
mi ricordo come si chiamano, scusate. È comunque un lavoro che dura anni, non ci svegliamo da un giorno all'altro che il giorno prima hai fatto 3 beat e il giorno dopo fai una produzione che va fra i big di Sanremo. Le persone che arrivano a quel livello sono professionisti che hanno in carriera tanti anni da lavoro, tantissime produzioni, tanti lavori riconosciuti che magari passano in radio, insomma hanno quegli anni di esperienza e quei riconoscimenti che gli permettono di lavorare su un progetto di tale portata in maniera comunque intelligente, in maniera utile poi a ottenere un bel prodotto. Sicuramente lavorare nel mondo pop, per quanto il pop in questo momento è molto vario, può aiutare ovviamente a avvicinarsi a questo mondo e ad arrivare a lavorare in progetti del genere, ma non è sicuramente un obbligo avere questo, diciamo, curriculum, in quanto ci sono producer che arrivano a lavorare con artisti che poi vanno sul palco, che hanno magari esperienze nel mondo della musica elettronica, comunque hanno un background che sicuramente è molto lontano dal classico pop. Bene, questi erano un po' di pensieri sparsi, insomma, delle mie idee su quello che è il festival. Ovviamente prendete tutto questo un po' come un chiacchierare su questo argomento e ovviamente nei commenti fatemi sapere un po' voi cosa ne pensate del festival, se vi piace, se vi fa un po' cagare, insomma, quello che volete. Se invece sei un artista che vorrebbe arrivare su quel palco, contattami che ragazzi vi faccio delle produzioni proprio top. A parte le cagate, trovate qui in descrizione tutti i link per seguirmi, Instagram dove pubblico post sulla produzione, Telegram dove c'è il canale, dove c'è il gruppo, dove si chiacchiera, vi aggiorno un po' su tutte le nuove cose di questo progetto. Sempre in descrizione avete modo di contattarmi in privato per eventuali produzioni, mix, master, insomma tutte queste belle cosette. Ricordatevi di iscrivervi e attivare la campanellina se vi piace il mondo della produzione e se vi va di seguirmi per i prossimi video. Spero che questo vi sia piaciuto, ci vediamo al prossimo video. Ciao producer!